comincio con la prima citazione che è Gioco in casa, da Shakespeare. Ed è una, sono quattro semplici parole, la commedia Lisbetti da domata, una commedia orrenda perché si parla di come sottomettere una donna, io la eliminerei dal canone shakespeariano, ma c'è a un certo punto un padre in mezzo ad un bambino che dice al figlio che sta per andare a studiare a Padova, tra le altre cose, e non sa che cosa fare, e il padre dice study what you affect, che vuol dire studia quello che ti piace. Cioè, noi facciamo tanti open day, presentazioni, corsi di laurea, crediti, così Shakespeare farebbe solo, se la caverebbe con quattro parole. Ora, studiare ciò che si piace, ciò che ci piace, attenzione, perché dobbiamo capire un po' meglio cosa veramente ci piace. E Shakespeare ci invita spesso a interrogare noi stessi, forse la sua grandezza vera consiste rispetto ai suoi contemporanei proprio nel fatto che per lui è la coscienza, è l'individuo che conta, non tanto le strutture esterne, la Chiesa, il regime protestante, l'antica Roma, la Britannia antica, ma è la coscienza. Amleto indaga se stesso, e indagando se stesso scopre se stesso. Come possiamo scoprire noi stessi quando abbiamo 18-19 anni? Sicuramente dobbiamo ascoltare quelli che in inglese si chiamano gut feelings, proprio la pancia. Un personaggio famoso di Shakespeare, Falstaff, che ha un pancione e che propone una sua visione alternativa del mondo. Ascoltare la pancia, perché c'è, sì, c'è il cervello, però forse il cervello è un po' sopravvalutato. La pancia ha la sua importanza, vuol dire ciò che capiamo, di ciò che sappiamo fare. Quando c'è una bella interrogazione, prima vi citavo il mio caso, io ho avuto diversi momenti in cui, pur venendo da una vocazione completamente scientifica, ero convinto di fare astrofisica e sono entrato al MED con queste idee, sono uscito con tutt'altre idee. E questo secondo me è un segno della bontà della scuola, che ti permette di capire ciò che vuoi fare realmente. E ho scoperto che c'era altro, e vedevo che riuscivo a farlo, soprattutto negli ultimi anni del liceo. E è importante quello che diceva Andrea, mi sembra che ci siamo messi d'accordo senza saperlo, perché diciamo quasi le stesse cose in due forme diverse. È importante riconoscere il successo, ma è altrettanto importante riconoscere il fallimento. Il successo può essere una bella interrogazione, prima vi citavo quel caso dell'interrogazione con quello che è il mio maestro di pensiero, il mio professore di storia e filosofia, Vittorio Ciarrocchi, un uomo di una intelligenza e conoscenza sconfinata, con 2-3 lauree, e mentre insegnava da noi, frequentava medicina ad Ancona ed era laureato in legge, oltre che in storia e filosofia, e poi è andato a fare il medico, dal medi a fare il medico. E lui ci insegnava il metodo, ecco, riconoscere che noi veniamo riconosciuti, ecco, questo è ciò che ci piace, perché non è un riconoscimento, come dire, di vanità, ti è andata bene, hai preso un bel voto, quello è l'aspetto esteriore. Dovreste affinare le vostre orecchie, che non sono quelle solo collegate al cervello, ma anche alla pancia, nel riconoscere il riconoscimento. Cioè, quando voi venete riconosciuti nella vostra bravura di affrontare un problema, che può essere un compito in classe, una verifica, un'interrogazione, ma anche semplicemente un commento così. Questo è importante, questo ci dice Shakespeare di fare. Però questo ovviamente non succede nel mondo. Andrea ha insistito giustamente sul fatto che noi certo siamo individui e ogni individuo deve scoprire se stesso e la sua coscienza è lo strumento che gli viene dato per capire che cosa sa fare, anche che cosa non sa fare e quindi agire di conseguenza. Ma non siamo soli, c'è cioè una bellissima espressione americana, it takes a village, cioè per creare una singola persona ci vuole un paese intero, un paesino, una città, uno stato, dietro di noi. Ci sono tante persone, anche per questo prima avevo difficoltà a dirne una sola. Dobbiamo studiare ciò che ci piace, ma imparando a riconoscere ciò che gli altri ci dicono su quello che facciamo. Questo non è semplice, però già la scuola è una palestra di formazione di questo. Bisogna affinare le orecchie, non è una cosa immediata. Ci sono persone che hanno vocazioni chiare, poi spesso se le dimenticano. Io entrai al medico con una vocazione chiarissima, avevo la mia foto di Einstein nella camera da letto, quando mi alzavo vedevo Einstein, poi dopo vicino ci mise un grande giocatore di pallacanestro, Julius Serdi, Dr. J, quello che il profeta a cui sarebbe seguito Michael Jordan,
Però c'era sempre Einstein. Ecco, riconoscere ciò che ci piace, ma ciò che anche piace agli altri, quando rispondiamo bene, quando diamo qualcosa di più del dovuto, di una verifica o di un'interrogazione. Quando noi sentiamo la voce di pancia, direbbe Fosta, che dice: ragazzo o ragazza mia, questa è la strada, questo lo sai fare bene e piace agli altri, non con competizione. Allora, dopo la mia terza citazione, il pensatore austriaco chiarirà questo punto. Però viviamo in una comunità, la scuola è una comunità, l'università sarà una comunità, voi arriverete a qualunque vostra scelta come individui capaci di ascoltare cervello e pancia, il vostro io più intimo, ma ci arrivate con la forza di una rete, di una comunità di formazione, perché nessuno apprende da solo. Anche dietro Shakespeare c'era una rete, c'era una comunità, ovviamente è il genio, ma il genio non è mai solo, quindi dobbiamo dimenticare un po' il mito romantico del genio isolato, solitario. Siamo tutti immersi nella vita, poi ci sono i geni, le persone estremamente capaci, che comunque riconoscono sempre il loro debito. Passiamo al secondo punto, un'altra citazione invece da un americano, Steve Jobs, quello di Apple, figura molto controversa, però in un famoso discorso ai studenti disse quattro parole, anche queste quattro parole sono stay hungry, stay foolish, è uno slogan ed è diventato un meme, poi si ripete spesso. Ecco, continua a pensare che, comunque la pensiate su Steve Jobs, queste frasi sono sicure, perché bisogna restare affamati. Quando siete già affamati adesso, poi potete andare a prendere una pizza o una pasta a San Martino, ma potete cavarvela tranquillamente, ma c'è una fame dentro di noi, soprattutto dentro di voi alla vostra età, che è una componente fondamentale della vostra vocazione. Voi avete una vocazione, ognuno di voi ha, forse un po' nascosta, una bellissima vocazione, e spoiler, state attenti, potrebbe non essere quella che voi pensiate. Infatti, come diceva appunto Andrea, non so, piano A, B, C, forse esauriamo tutte le lettere dell'alfabeto, perché non sappiamo realmente cosa succederà. Questo è bellissimo, se ci pensate è la libertà massima che ci viene riconosciute come persone, però bisogna essere pronti a essere affamati a vedere cosa sta succedendo, non solo in noi, ma attorno a noi. Stay foolish, siate un po' pazzi, perché il mondo sta cambiando a una velocità forse nata. Come docenti, noi ogni 3 anni vediamo un nuovo ciclo di studenti, le lauree sono triennali, quindi io ogni 3 anni ho un primo anno. Posso assicurare che non solo rispetto alla mia generazione o alla generazione di 10 anni fa, ma già la generazione del ciclo precedente di 3 anni, voi cambiate in continuazione. Anche questa è una cosa bellissima, però bisogna essere pronti, bisogna essere un po' folli nel seguire i cambiamenti del nostro mondo. Qui ci porta di nuovo alla questione di ciò che ci circonda. Voi dovete imparare, solo come dicevano nel primo punto, a riconoscere voi stessi, ciò che vi piace e ciò che piace anche agli altri. Quindi c'è già un elemento di comunità, non siete solo voi stessi che pensate ci piace fare questo e quello, ma piace anche agli altri, me lo riconosco. Ma dovete essere pronti a intercettare un mondo che, e non è un modo di dire, è in continua cambiamento. Io vi suggerisco una parola un po' lunga, che però potrà sembrare strana, ma è già quello che fate adesso, è l'interdisciplinarietà, mamma mia che poesia, è quello che fate a scuola. A scuola seguite diverse materie, e io so benissimo che ci sono materie preferite, materie molto meno preferite, e questo vale anche all'università, anche perché ha fatto una scelta. Bene. Voi dovete, credetemi, ricordarvi che ogni materia che voi seguite, ma magari ve la dimenticherete in futuro, ma ogni materia che voi state seguendo adesso vi sta aiutando a creare un metodo, perché tutte le forme di intelligenza si parlano fra di loro. Questa è una cosa che non si vede, non è un grosso problema, e parlo per i miei colleghi che insegnano al liceo, e che solo dopo un ragazzo o una ragazza capisce le cose, come a me adesso, io l'ho capito un po' di anni fa e forse lo stavo capendo, però solo dopo uno capisce quanto deve al liceo, quanto deve anche alle materie che poi forse non mi piacevano tanto ma che alla fine sono rimaste, perché voi in questo momento state apprendendo soprattutto un metodo, e l'intelligenza si basa su più forme di intelligenza, con la matematica, con l'artistica, biologica, tutto parla. Tutte le intelligenze parlano fra loro, state pronti, perché il mondo in cui viviamo è un mondo in cui le discipline si incrociano fra di loro. Non è più possibile, non solo a livello di ricerca universitaria, ma proprio neanche nel lavoro,
non è più possibile vivere separati in una bolla, nella bolla della medicina, nella bolla della letteratura, dell'economia. Vi faccio un mio esempio, io ho iniziato studiando letteratura in maniera tradizionale, adesso sto lavorando insieme a un'altra persona che stava nell'appartamento di Bologna insieme a Marco, e un altro Marco, Marco Lenci, che sarà credo uno dei prossimi invitati. Stiamo scrivendo un articolo assieme sull'uso delle reti, dei networks, dal punto di vista matematico, applicato a Shakespeare. Quindi questi incroci ci saranno perché nessuno vive isolato e neanche ciò che voi farete vive isolato. Quindi state pronti anche a seguire cosa succede, state non solo hungry and foolish, ma anche io aggiungo la mia, quello che dice Steve Jobs, stay connected, restate connessi, perché la connessione fra forme diverse, fra intelligenze diverse, fra lavori diversi è importante. Nel mio campo, per esempio, le lingue sono ormai spesso incrociate con l'economia, con il diritto, perché c'è un corso di mediazione linguistica che lavora su quello, dove poi appunto l'idea è la mediazione, cioè come si media fra culture. Pensate alla questione presenze di migranti, il nostro tipo di vita, come sta cambiando, che diventa sempre più frammentato, policentrico. Lì è importante sapere unire culture. Ecco, restate connessi perché questo è ciò che io ho dovuto imparare. Bisogna cambiare in continuazione, non so perché la ricerca universitaria lo presuppone, è impossibile continuare a fare le stesse cose. Questa è una cosa che ho imparato per fortuna. E questa è una cosa che nell'università italiana secondo me sta passando, cioè, è stato un po' difficile, però diciamo che l'idea che bisogna essere sempre aggiornati, che non si può andare in cattedra a ripetere le cose che uno ha ripetuto per 20 anni o 30 anni, non è più possibile perché i ragazzi ti guardano male, giustamente, perché stai dicendo. Quindi questo restare connessi è importante, quindi connettetevi con la vostra istinto, ma un istinto guidato, ciò che vi piace, ciò che dà piacere agli altri che vi ascoltano. E poi arrivo al terzo punto, che forse è più importante, no, che due, tre, cinque, non lo so, però è un po', mi rimanda anche qui a quello che diceva Andrea, come giocare fra l'individuo che costruisce la propria fortuna, sì, certo che la costruisce, ma non è solo, e chi ci aiuta, chi ci sostiene. Giustamente Andrea faceva notare una parola fondamentale, che è il fallimento. Ora, viviamo in una società, scusate se divento un po' scontato, in cui il fallimento non è tollerato, soprattutto perché questa è una differenza fondamentale. Voi come ragazzi avete questa piaga degli influencer. Conosco dai miei figli bene questa cosa qui. E devo dire, non mi interessa sembrare di suonare passatista a questo punto. Questo è veramente un problema, perché all'epoca mia, adesso faccio un po' di discorsi vecchi, studenti, all'epoca mia non c'era l'idea che chi sfondava non avesse talenti. Nel Vangelo viene detto che a ciascuno viene dato un talento, che lo scemo, il folle che per paura nasconde il talento sottoterra, poi arriva l'amministratore e dice: te l'ho dato uno, però te l'ho dato, ed era il tuo talento. Cosa ne hai fatto? Non l'hai messo a frutto? Perché? Ecco, io penso che quando crescevo io vedevo ovunque personaggi che sfondavano perché avevano talento. Faccio un esempio stupido, il Festival di Sanremo, che non immagino voi sentiate, però non si sa. All'epoca mia tutti sapevano cantare, non c'era poco più, non c'era niente. Poi uno poteva non amare un cantante, tutti era chiaro che sapesse fare. Adesso diciamo che le cose sono più o meno uno su due intonato, forse. Ecco, questo è un grande problema, perché i talenti servono, perché voi sfonderete grazie al vostro talento, che dovete riconoscere, e dovete quindi abituarvi a riconoscere il talento negli altri. Qui introduco l'ultima citazione, che è da un mio maestro di pensiero, ed è un ex culturista, attore di Hollywood e anche ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, in un discorso motivazionale agli studenti, terminò appunto con la sua bellissima orazione, dicendo, non, lui era austriaco, emigrò negli Stati Uniti, ma arrivò veramente un po' il mito del self-made man, l'uomo che si è fatto da solo, e poi è diventato addirittura non solo il più grande culturista importante di lui, ma anche attore di Hollywood, cioè con un accento austriaco che si taglia a fette, non fa parte di personaggio, e poi diventò addirittura politico, il governatore della California. E lui terminò questo discorso dicendo, non vi chiamate un self-made man, perché nessun uomo, che una donna, si costruisce da solo.
Certo deve fare molto da solo, ma deve imparare a riconoscere le figure amiche. Andrea ha citato un termine da noi poco usato in Italia, che è un termine bellissimo, il mentore, che non è il padrino o nell'ambito accademico il barone, quello che impone i propri allievi, spesso condannati, contro ogni evidenza. Il mentore è una figura diversa, il mentore è la figura del maestro che insegna, e noi lo dobbiamo all'antica Grecia, a Platone e Aristotele che camminavano per il porto sulla Stoa e insegnavano. E noi ancora stiamo facendo quello, io in questo momento sto molto imperfettamente citando di nuovo Platone, soprattutto il mio amatissimo Aristotele. E abbiamo una figura di mentore, il mentore è la guida, il mentore è colui che ti aiuta, può essere un familiare, ma spesso è una persona che già nell'ambiente che interessa a te, che ha avuto, appunto, diceva Andrea, esperienze simili. Ecco, non abbiate paura nel chiedere aiuto, nel chiedere un'indicazione, perché questa è una funzione che chi è più avanti deve fare, anche per capire cosa sta facendo lui o lei stesso. Quindi l'importanza di dire io non sono un self-made man, un self-made woman, è importante, perché non dovete avere questa idea del successo come competizione assetata di sangue. Ecco, questi meccanismi qua non funzionano, neanche in una classe universitaria c'è una competizione, c'è una comunità di apprendimento, qualunque sia la materia, posso dire, non sono materia umanistica. La scuola, l'aula del liceo è un ambiente non di competizione, ma è un ambiente di formazione e si comprendono le cose, certo, ognuno individualmente a modo suo, ma insieme agli altri. Questo è il formato dell'accademia, il formato dell'insegnamento che abbiamo, e quindi ricordatevi anche Schwarzenegger. Ultimo punto riguarda questo termine, appunto, un po' tabù nella nostra società: fallimento. Non è possibile fallire. Andrea ha fatto prima esempi famosi di grandi falliti che poi non solo nonostante i fallimenti, ma proprio grazie a quei fallimenti hanno capito cos'era. Ecco, la cosa è un altro talento che dovete affinare, ma la buona notizia è che avete gli strumenti per farlo, che sono questo liceo, le vostre teste, chi vi sta accanto, il vostro istinto, la vostra intelligenza, la vostra coscienza. Un altro strumento, un altro talento che dovete fare, e qui chiudo, è capacità di ammettere uno scarto, un fallimento parziale. E c'è, a questo punto di solito si cita sempre questa cosa della parola crisi, che in cinese vuol dire opportunità, adesso non sto a ripetere, però è un po' vero che dietro ogni fallimento c'è una nuova opportunità, perché primo è una verifica su ciò che abbiamo fatto. Noi docenti accademici lo vediamo ogni momento in cui parliamo, vedendo semplicemente le facce delle persone e anche poi non solo i loro esami, ma gli interventi. Lo vediamo e quindi cambiamo il modo di parlare con gli insegnanti. Ma questo dovete fare tutti voi. E non c'è nulla di male nel avere un'interruzione, nel avere una frammentazione nel vostro percorso. Anzi, quello potrebbe essere il segnale che qualcuno, qualcosa vi sta mandando per dire ascolta un po' meglio quello che sai fare, quello che ti viene riconosciuto degli altri. Non dovete, chiudo, immaginare la vostra vocazione come qualcosa di completamente solitario e individuale, né aspettare che siano altri a dirlo, perché altri possono solo aiutarvi, indirizzarvi, orientarvi, ma sono compito il vostro. Ecco, dovete combinare le due cose. E chiudo anch'io con una frase. La frase è un'apparente contraddizione. Sognate ad occhi aperti. Sognare ad occhi aperti vuol dire uno che è distratto, che insegue i suoi sogni, quasi sempre finisce male, casca, cattone. Ma in realtà, secondo me, si può sognare mantenendo gli occhi ben aperti, quindi imparando a riconoscere se stessi, le proprie passioni, ad ascoltare ciò che dicono gli altri, ciò che dicono i docenti. E se voi ascoltate bene voi stessi e le figure guida di supporto, che ci sono tante, e la capacità infinita di connettervi con il mondo, le informazioni che ci sono, potrete trovare il vostro sogno ad occhi aperti. Grazie.